Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti con Rete. Ecco, partiamo esprimendo il nostro cordoglio per la morte di Morris, il camionista che purtroppo è deceduto ieri sulla superstrada in un incidente con il suo camion. Partiamo ora con la rassegna in cui vediamo che il Consiglio di ieri ha discusso il suo primo progetto di legge di questa nuova legislatura, quello che riguarda il progetto di legge iniziativa popolare sulla procreazione cosciente e responsabile. Cosa significa cosciente e responsabile? Significa che viene riconosciuto alla donna il diritto di scegliere se procreare oppure no, se diventare genitrice oppure no. Lo Stato, secondo noi, non deve entrare in questa scelta, ma deve fare tutto il possibile per far sì che la scelta sia davvero cosciente, sia quando si tratta di interrompere una gravidanza, sia quando si tratta di diventare genitore. Ed è qui che rientra l'importanza dell'informazione corretta, dei consultori e dell'attività di prevenzione. Più lo Stato sarà bravo a creare condizioni di prevenzione e di assistenza ai cittadini, più non ci sarà bisogno di ricorrere all'interruzione di gravidanza. Durante il Consiglio abbiamo appunto sottolineato che sia chi è contrario alla gravidanza, all'interruzione di gravidanza, sia chi invece è a favore, ha lo stesso obiettivo, cioè una Repubblica ad aborti zero. Solo che nel primo caso chi si ostina a voler criminalizzare le donne non ha assolutamente ottenuto risultato, perché le donne sammarinesi continuano ad abortire ma fuori confine, con l'aggravante che vengono però criminalizzate dallo Stato, da cui invece dovrebbero essere tutelate. Chi invece è a favore della depenalizzazione vuole che lo Stato si attivi per effettuare attività di monitoraggio e di prevenzione, che indicano lo stato delle cose effettive e mette in campo politiche mirate alla riduzione a zero di quel numero. Perché uno dei problemi più gravi che abbiamo evidenziato più volte è proprio la mancanza di dati. Nessun monitoraggio è stato fatto, sia non si sa quante siano le donne sammarinesi che hanno scelto di interrompere la gravidanza, quanti negli anni siano aumentate o diminuite, non conosciamo la fascia di età, i castelli di residenza, insomma, tutte informazioni indispensabili se si vogliono intraprendere politiche mirate di prevenzione e di sostegno. A questo proposito trovate tutti gli approfondimenti sul sito. Sì, rimanendo in ottica del Consiglio, vediamo l'altro progetto di legge in discussione, quello presentato da Democrazia e Movimento, ovvero la coalizione composta da Rete e Movimento Democratico, il progetto di legge che riguarda la valorizzazione delle opposizioni. Era un impegno che ci eravamo presi prima della campagna elettorale e Vogliamo riteniamo, portarlo vogliamo avanti. portarlo avanti. Vediamo cosa chiede questo progetto di legge. Questo progetto di legge chiede di valorizzare il ruolo delle opposizioni all'interno del Consiglio Grande Generale, come dandogli le presidenze di alcune commissioni, oltre a quella di giustizia e antimafia, anche le 4 commissioni permanenti e alcune assemblee parlamentari di respiro internazionale. Cosa deve fare il presidente di queste commissioni? Deve svolgere nient'altro che un ruolo di coordinamento tra maggioranza, opposizione e segreterie di Stato. Poi riteniamo che invece altre commissioni, come quella delle politiche territoriali e Consiglio dei 12, crediamo che sia importante rimangano in capo alla maggioranza. Qualche chiarimento: la presidenza delle opposizioni non comporta, non permette davvero di fare ostruzionismo, di togliere chissà quale potere al governo, permette solamente di coordinare i lavori e di conoscere un po' prima dei canonici 5 giorni qual è l'ordine del Esatto. giorno delle commissioni, quindi leggi, eccetera. Pochissimi in aula hanno tenuto un comportamento costruttivo, mentre il resto della maggioranza abbiamo visto che ha colto l'occasione per provocare ed inveire senza nemmeno scendere nei contenuti del progetto di legge. Questo ci fa capire come la minoranza tuttora sia vista come un qualcosa di cui aver timore, non qualcosa con cui dialogare. Speriamo che questo atteggiamento Cambi. cambi, perché del confronto promesso finora se ne è visto veramente ben poco. Chiudiamo in bellezza invitandovi alla rassegna Profili di donna, figure femminili nel cinema di oggi, una rassegna organizzata dalle Giunte di Castello che parte questa sera alle ore 21 al Cinema Concordia con il primo film, Much Loved, condizione femminile di un gruppo di ragazze di Marrakech raccontata direttamente dalle protagoniste. Ci vediamo domani, Ciao a ciao! tutti.